Ciao a tutti, continuiamo le nostre chiacchierate sulla macrobiotica di Diego, almeno le mie visioni e la mia esperienza nel mondo della macrobiotica, e queste comunità di persone che testimoniano che si può curare attraverso l'alimentazione, o meglio, non curare attraverso l'alimentazione, cioè ingerendo delle medicine, ma aggiustando il tiro su quella che è la propria alimentazione. Quindi richiamiamo gli studi e le ricerche di questo dottore giapponese che si chiama Sagen Ishizuka, che era un medico militare dell'esercito giapponese, che a un certo punto ha fatto delle esperienze e ha visto che ha presentato al mondo della medicina di allora un'altra prospettiva sulla malattia, perché ci si ammala, ed ha posto l'attenzione sul cibo, quindi ha messo l'inquisito numero uno delle cause della malattia, gli alimenti che si ingeriscono. Quindi, aggiustando il tiro su quello che è lo stile alimentare, si può risolvere molti problemi di salute. E però abbiamo già fatto abbastanza chiacchierate in questa playlist che ho creato, la macrobiotica di Diego, per poter rispondere a una domanda che sicuramente in molti si saranno fatti, molti, alcuni, quelli che hanno guardato questi video. Quindi diciamo che ci sono due categorie di persone: persone che hanno guardato questi video sulla macrobiotica imbattendosi per caso e si sono fatti la domanda: ma che c'entra questo argomento all'interno di questo canale che si chiama Fetonte il distruttore? Invece ci saranno un'altra categoria di persone che bazzicano questi contenuti, questi argomenti, e quindi conoscono bene l'argomento di cui ci occupiamo e si saranno domandati allo stesso modo: ma che c'entra la macrobiotica con l'escatologia, che è questo argomento che noi ci occupiamo principalmente in questo canale? Quindi questo video è dedicato a rispondere a queste domande. Quindi in una prima parte risponderò a quelli che si sono imbattuti in queste chiacchierate e si chiedono che cos'è sto fetonte, che cos'è questa escatologia, e quindi cercherò di fare un breve riassunto. Chi invece sa già queste cose dette e ridette nei quasi 400 video di questo canale può saltare alla seconda parte oppure beccarsi questo ennesimo riassunto, tanto come dicevano gli antichi romani, repetita iuvant. Quindi facciamo questa breve sintesi per aiutare chi si è imbattuto in questo video a capire di che cosa ci occupiamo ed eventualmente ficcare il naso, perché no? Perché capire di che cosa trattiamo è una cosa preliminare a capire se uno gli può interessare, perché non è che tutti sono interessati a tutto, alcuni sono interessati a certi argomenti, altri non sono interessati. Quindi partiamo dal nome che di recente abbiamo cambiato proprio per farlo diventare un nome parlante, questo Fetonte il distruttore. Quindi perché abbiamo chiamato questo canale Fetonte il distruttore? Perché abbiamo provveduto a far ritornare nella memoria dell'umanità un fenomeno che era stato dimenticato, questo distruttore, così, un asteroide, quindi un misterioso asteroide che periodicamente imperversa e sfiora l'atmosfera terrestre, quindi crea tutta una serie di fenomeni catastrofici, sono gli elementi, almeno sono alcuni degli elementi tipici delle apocalissi, delle cosiddette fine del mondo, quindi questo fenomeno cosmico distruttore. Poi abbiamo provveduto a ricollegarlo a un qualcosa che si conosceva già, cioè questo fetonte, questo carro del sole di Fetonte di cui parlano
i dialoghi di Timea e Crizia di Platone. Quindi abbiamo unito una cosa nuova, quindi questo distruttore della Bibbia di Colbrin è un argomento nuovo. Questi testi antichi che erano segreti sono stati pubblicati nel 1992 e a nostro avviso richiamano qualcosa che si conosceva già a livello letterario, che erano i dialoghi di Timea e Crizia. È il mito di Fetonte, quindi abbiamo unito questi due concetti, uno nuovo e uno antico, quindi mito di Fetonte e il distruttore della Bibbia di Colbrin, e provvedendo a fare un po' di ordine in queste, diciamo, notizie che circolavano che questo distruttore in realtà sia Nibiru, e non può essere Nibiru perché è un qualcosa di piccolo, quindi un asteroide può essere sui 20-30 km. Poi ci siamo dati da fare per dimostrare, quindi abbiamo presentato delle argomentazioni, delle ricostruzioni storiche dei dati per dimostrare che in realtà questo fenomeno distruttore non è un'invenzione letteraria, quindi un racconto fantasy, ma è un qualcosa che si è presentato nella storia. Quindi abbiamo posto l'attenzione su due eventi molto importanti, che sono che la filosofia greca che è derivata da questa come si dice, escatologia greca, chiamava Fetonte Deucalione, quindi uno collocato nel 1200 a.C. e uno collocato nel 2000 a.C., secondo le datazioni che noi abbiamo desunto dalla Bibbia, ricostruendo un po', rifacendo un allineamento tra la Bibbia e la storia. Quindi voi troverete molti video in questo canale che tengono a provare che questo fenomeno, questo asteroide distruttore, in realtà è stato un qualcosa che si è realizzato, che si è presentato realmente nella storia dell'umanità. Quindi, tenuto conto che questo è una specie di protagonista di questa cosiddetta fine del mondo, ci siamo ritrovati a parlare di escatologia. Ma l'abbiamo battezzata noi escatologia scientifica. Perché? Perché questo asteroide anticamente veniva chiamata la manifestazione di Dio, quindi la prova che Dio esiste, ecco. Dio esiste perché ha fatto vedere il suo volto attraverso questo fenomeno, perché è un fenomeno spaventoso da vedersi, perché incendia l'atmosfera, quindi si vedono letteralmente le nuvole incendiarsi, colonne di fuoco che scendono, quindi qualcosa di terrorizzante, che portava i sacerdoti dell'antichità a dire: no, questo non è nulla a che fare col normale, è il gran giorno del Signore. Quindi abbiamo ricostruito che l'evento che la Bibbia chiama il gran giorno del Signore è questo asteroide distruttore, o mito di Fetonte, come lo si vuole chiamare, a seconda se si usa in un linguaggio antico o un linguaggio moderno. Ma abbiamo chiamato appunto questa escatologia perché noi non concordiamo con questa chiave di lettura, che sia un Dio che fa vedere la sua faccia, come molti pensano. Attenzione, molti leggono la Bibbia di Colbrin e dicono: sì, questo è Dio che ha una specie di, come dicono, diciamo certe volte al sud, il terremoto con lo sterzo. Ecco, Dio, secondo questa visione cosmologica, avrebbe un asteroide con lo sterzo. Noi diciamo che Dio non c'entra granché, anche se poi in realtà, se uno crede che esiste un creatore, quindi c'entra dappertutto. Ma ragionando più terra terra, questo asteroide in realtà, secondo le nostre ricostruzioni ingegneristiche, perché questa è la nostra caratteristica, abbiamo un taglio tecnico scientifico, io sono ingegnere, quindi do un taglio tecnico, questo asteroide, secondo il mio punto di vista da ingegnere, è un astro pilotato, quindi una tecnologia che gli alieni usano, gli alieni, i dei del passato. Quindi qui introduciamo questo concetto degli dei del passato. Quindi gli dei usavano per realizzare delle varie operazioni tecniche. Quindi mentre io parlo, vi metterò dei link ai vari video
trattano questi argomenti, questi approfondimenti, così chi vuole può fermare il video, cliccare e lanciare i video che approfondiscono questi temi. Quindi ci siamo ritrovati da soli perché volevamo coinvolgere altri addetti ai lavori a queste scoperte, ma a quanto pare non sono interessati, non vogliono spaventare le persone, perché sembrerebbe che sono argomenti che spaventano le persone, vogliono fare chiacchierate rilassanti senza troppo allarmismo. E quindi diciamo, non abbiamo trovato addetti ai lavori, compagni di merende per divulgare queste notizie. E quindi diciamo, i compagni di merende sono un bel po' di persone che sono entrate nel discorso, hanno capito e quindi apprezzano questi contenuti e ci seguono abbastanza regolarmente. E quindi quindi approfondiamo tutti questi vari temi, quindi che cos'è la fine del mondo, che cosa secondo Nostradamus, secondo l'Apocalisse, e sembrerebbe questi extraterrestri del passato che ritornano, quindi questa è la chiave di lettura dell'Apocalisse. Adesso dobbiamo passare a spiegare invece a quelli che ci seguono da tempo, da poco, più o meno, perché abbiamo parlato di macrobiotica, quindi che c'entra questa macrobiotica con l'escatologia? Diciamo che questi video hanno raccolto abbastanza materiale per poter spiegare che cosa c'entra la macrobiotica con la fine del mondo. Noi, approfondendo le apocalissi, queste cose, Nostradamus e altro, i Vangeli, abbiamo visto che questa cosiddetta fine del mondo, che sembrerebbe essere un pianeta che noi normalmente non vediamo, che ha un'orbita ellittica e che si avvicina alla Terra, quindi questo avvicinarsi di questo pianeta scatena tutta una serie di eventi, tra cui il ritorno di questi Anunnaki, e quindi questo pianeta normalmente è conosciuto come Nibiru tra i complottisti. Quindi sembrerebbe che le apocalissi, in particolare abbiamo trovato un compagno di merenda molto effervorato in questo Nostradamus, che proprio legge l'Apocalisse in questa chiave di lettura, dei che ritornano, quindi ci siamo trovati a casa in questa interpretazione. Quindi volendola fare breve, perché poi ci sono decine di video che approfondiscono i vari temi, questa fine del mondo è separata in due fasi, diciamo i cavalieri dell'Apocalisse, che sono una serie di instabilità mondiali, guerre, pestilenze, fame, insomma tutta una serie di cose che sembrerebbero essere provocate dai cambiamenti climatici, ma forse non solo, perché potrebbero, altre volte nella storia invece sono stati protagonisti i vulcani, come nel caso del vulcano Santorini. Quindi voi immaginate che in una fase di caos di questo tipo non è detto che ci sia il sistema sanitario nazionale con tutte le sue i suoi medici col camice bianco. Quindi, se c'è un gruppo di persone che dice, che testimonia, e io mi ci metto in mezzo, che è possibile risolvere delle patologie aggiustando l'alimentazione, quale informazione è più preziosa in una fase di instabilità come quella che sembrerebbe essere raccontata dalle apocalissi? Quindi mi pare che queste conoscenze della serie impara l'arte e mettila da parte siano di primaria importanza, quindi in caso di caos, perché noi parliamo di escatologia in un senso positivo, non siamo il telegiornale di Nibiru, c'è molta gente che guarda questo canale come per dire il telegiornale, sta arrivando l'asteroide e dopodomani siamo morti, ma scusate, a che serve dire dopodomani? Io viviamo realmente meglio che moriamo istantaneamente, non ci facciamo grandi problemi, quindi in fondo hanno ragione quelli che nascondono. Noi presentiamo questi dati apocalittici nella prospettiva che si possa fare qualcosa. Ecco, questa è una delle cose che si può fare: accumulare, acquisire, fare esperienza sulla possibilità di curarsi con l'alimentazione nel caso dovesse realmente servire.
Ora vi voglio raccontare un episodio che ho vissuto di persona per farvi capire quanto è facile, che, a parte, vabbè, non c'è bisogno di raccontare niente perché nel caso della pandemia abbiamo visto che il sistema sanitario nazionale è andato di fatto in collasso, non faceva più visite, non, le patologie che sono state definite secondarie sono state messe in secondo piano. Ma vi voglio raccontare un fatto. Relativo a uno al cavallo di battaglia di Pianesi sulla cura con questo tipo di alimentazione macrobiotica, il diabete. Tenete conto che il diabete è una epidemia mondiale, ci sono centinaia di migliaia di diabetici nel mondo che dipendono dall'insulina. Quindi voi tenete conto che, a parte la disponibilità, un diabetico costa tra l'insulina che le cartine per misurare l'insulina e quant'altro, ci sono strumenti più moderni, costa sulle 600-700 euro al mese. Quindi io ho visto un mio amico che proveniva dall'Ucraina, un amico giovane, non era vecchio, che aveva una compagna che è diabetica. Quindi si è precipitato in Italia perché in Ucraina il sistema sanitario nazionale non gli passava più l'insulina, quindi se n'è venuto con un frigo e si è riempito questo frigo, questo come si chiama, questo borsa frigo di insulina, perché un diabetico senza l'insulina può morire. Adesso il cavallo di battaglia di Mario Pianesi dichiara che in 20 giorni ha tolto l'insulina a delle persone, quindi hanno fatto questa sperimentazione su 8.000 diabetici a Cuba, perché evidentemente a Cuba qualche problema di soldi ce l'hanno, non ci sono le multinazionali del farmaco installate, e quindi hanno fatto questa sperimentazione. È vero è che voi avete visto che è un'alimentazione troppo restrittiva, quindi funziona, però poi le persone non reggono, e quindi io, insieme ad altri, leggiamo delle ricerche per poter realizzare dei pasti più sostenibili, più gustosi, per variare l'alimentazione, mantenendo la salutarità. Quindi questo è un tema che forse esploreremo in altri video, come possiamo fare per mantenere la salutarità di questa dieta e senza farci prendere, per renderla più varia e non farci cogliere dalla depressione, perché se guariamo il diabete e ci prende la depressione, non è che sia un grande risultato. Quindi probabilmente in qualche altra chiacchierata parleremo di questi argomenti, potrebbe essere anche una collaborazione con qualcuno che si è interessato e ha collaudato queste cose. Quindi impara l'arte e mettila da parte. Come è possibile risolvere delle patologie in caso il sistema sanitario nazionale si faccia indietro, non disponiamo di medicina pubblica, cosa che potrebbe succedere durante gli eventi cosiddetti escatologici, o in altri termini, della fine del mondo. Ciao a tutti e alla prossima chiacchierata sulla macrobiotica di Diego e non solo.